Detto questo, vi spiego ufficialmente quelle che saranno le regole della campagna natalizia, o per meglio dire, la campagna di Natale del 2022. Allora, come ho scritto oggi su YouTube e come ho scritto oggi su Discord, giorno 22 dicembre, faremo la classica tombolata di fine anno. È ormai un appuntamento che è diventato fisso, un appuntamento fisso che è piaciuto moltissimo l'anno scorso. Infatti, mi sono anche molto divertito effettivamente l'anno scorso e organizzato anche in maniera un po' più banale, per così dire. Mentre invece quest'anno sto cercando di organizzare una tombolata sia per giorno 22 dicembre e un'altra tombolata per giorno 6 di gennaio, quindi una tombolata che andrà a chiudere, diciamo, le festività natalizie con il giorno dell'Epifania. Che cosa succederà fondamentalmente durante questo periodo di tempo? Durante questo periodo di tempo ci saranno delle missioni, delle quest, così come le ho rinominate io, così come le ho definite io, che permetteranno al canale di crescere e anche guadagnare, sia dal punto di vista economico, per poi reinvestire queste cifre, ovviamente con i regali che andrò anche a fare personalmente per tutti coloro che parteciperanno alla tombolata, e anche far crescere il canale sia di YouTube che di Twitch dal numero di vista di followers e magari in generale di spettatori. Potrebbe sembrare, diciamo, una cifra impossibile, potrebbe sembrare una cifra irraggiungibile, però comunque su YouTube piano piano sono cresciuto, quindi anche su Twitch piano piano appunto sono cresciuto e avrei la possibilità anche di crescere. Detto ciò, se guardiamo la chocoboard, quindi se guardiamo appunto gli obiettivi che sono quelli che ho voluto mettere in questo caso all'interno della mia campagna natalizia, sono degli obiettivi che sembrano particolarmente pesanti, però ovviamente se li guardate come obiettivi singoli, sì, cioè nel senso se una persona dovesse effettivamente, diciamo da solo, ovviamente regalare 25 sub o regalare 50 sub, effettivamente è pesante, ma se tutti quanti piano piano, magari una sub oggi, una sub domani, una sub dopodomani, una sub dopodomani, è un percorso che comunque può servire alla crescita del canale. Perché preferisco ovviamente spingere sul canale Twitch rispetto a YouTube? Perché le sub, che comunque verranno effettuate sul canale di Twitch, mi consentono di offrire più vantaggi rispetto alle sub su YouTube. Ovviamente anche le sub su YouTube verranno contate, però non verranno contate le sub da 1 euro, perché vi ricordo che su YouTube ho attivato gli abbonamenti al canale a partire da 1 euro. Però gli abbonamenti di 1 euro, per ovviamente evitare lo scam ed evitare una disparità per chi ovviamente si abbona su Twitch, non renderò validi gli abbonamenti da 1 euro, ma renderò validi gli abbonamenti classici, quelli da 3,99 euro. Per quanto riguardano appunto le sub e anche i bits, questa volta ho voluto inserire anche i bits. Perché ho voluto inserire anche i bits che sono un'esclusiva fondamentalmente di Twitch? Ho voluto inserire i bits perché ci sono persone che ovviamente non vogliono avere la sub al canale e quindi avere un vincolo come la sub, ma preferiscono donare i bits, che sono comunque una moneta virtuale presente all'interno di Twitch stessa, e di conseguenza supportare il canale senza però essere, diciamo, vincolato come se fosse una sorta di sentimento che si va a fare appunto allo streamer in questione. È una sorta di appuntamento occasionale, ecco, mettiamola così. E quindi ho dato la possibilità anche a chi effettivamente vuole in generale offrire i bits, in questo caso ovviamente al canale, è liberissimo di farlo, evitando ovviamente i vincoli che si sottopongono con la sub o anche con il follow, perché comunque anche il follow è una sorta di vincolo al canale, e può tranquillamente supportare la maratona quando sarà la maratona, e soprattutto supportare la tombolata con un gesto particolare, quindi con un suo gesto particolare.
Detto ciò, per chi non conoscesse come funzionano le chocoboard di Dissidia o per Omnia, vi spiego come verranno riscattati i premi che si andranno ad aggiungere al mega premio finale che è già fisso ed è già prestabilito per la tombolata di giorno 22. Nelle chocoboard di Opera Omnia si effettua o comunque si utilizza il metodo del tris. Quindi ogni tre obiettivi completati si sblocca una ricompensa. Quindi, se voi vedete la chocoboard in questione, che vedete a schermo con una griglia 3x3, avrete la possibilità di individuare già appunto come effettuare i tris, quindi in verticale, in orizzontale e in diagonale. Per quanto riguarda i premi, che ovviamente si andranno a sbloccare con i diversi obiettivi o comunque con le diverse quest, così come le ho volute rinominare per, diciamo, per entrare un pochettino nel tema del canale, essendo comunque un canale dedicato fondamentalmente a giochi di ruolo, RPG, saga di Final Fantasy e tutto ciò che comunque anche la mamma Square Enix ci ha permesso di ottenere. Ho deciso di appunto incrementare i premi che verranno distribuiti durante la tombolata in base a quante quest e in base a quante righe verranno completate. Ovviamente l'ordine in questo caso non avrà nessuna validità, quindi a me interesserà completare più righe possibili dal punto di vista delle quest per incrementare i premi che ovviamente saranno distribuiti durante la tombolata. Il primo obiettivo, comunque la prima quest, è molto semplice, ovvero la prima sub. Quindi una sub completamente a caso, fatta da tizio X, tizio Y, durante ovviamente questo periodo, permetterà già di sbloccare comunque il riquadro in alto a sinistra. Quindi diciamo che il primo quadrato, comunque la prima quest, è molto molto semplice. Quindi, sperando ovviamente di riuscire a completare anche la prima quest, si avrà comunque la possibilità già di iniziare a progredire nella nostra campagna. Ovviamente, per una questione di correttezza nei confronti di chi partecipa e di chi non partecipa, non considererò le resub. Perché ovviamente considerare le resub non è la stessa cosa di avere una nuova sub sul canale. Quindi è meglio, diciamo, tra virgolette, quasi quasi regalare una sub a caso, in modo tale che qualcuno appunto possa ricevere la propria sub, piuttosto di tizio X o tizio Y che fa la resub e quindi scamma un pochettino anche il principio di quello che è il mio gioco, chiamiamolo così, il mio, il, diciamo la mia campagna, ecco, chiamiamola in questo modo. Successivamente abbiamo le cifre in bits, che sono 100, 500, 1500 e 5000, che sono esattamente gli stessi limiti dei pacchetti che vengono comprati da Twitch stessa. Quindi non ho voluto mettere delle cifre particolari che potessero anche sballare un pochettino i conti presenti all'interno, diciamo, del calcolo in generale delle sub, però in questo caso volevo appunto inserire una cosa del genere. Volevo appunto mettere anche una cosa monetaria. Ecco, mettiamo un po' di musica così almeno parlando non ci si distrae troppo. E quindi ho voluto mettere gli stessi pacchetti che praticamente Twitch vende con i suoi pacchetti iniziali, quindi i 100 bit, i classici 100 bit, i 500, i 1500 e 5000, che sono cifre effettivamente pesanti, me ne rendo conto, soprattutto i 5000 bit sono molto pesanti, però vi ricordo anche che io sto organizzando tutto per crescere il canale, per far crescere il canale. Quindi, se ovviamente una persona sola dona 5000 bit sono tantissimi, ma se 50 persone o comunque 500 persone donano 10 bit, per esempio, si raggiunge comunque lo scopo. Quindi è proprio una cifra volutamente alta proprio per tentare di diciamo instaurare una sorta di spirito di gruppo e permettere a tutti comunque di collaborare e raggiungere l'obiettivo. Lo scopo fondamentalmente è questo.
Poi ovviamente abbiamo le 25 sub, quindi un totale di 25 sub regalate durante tutto il periodo e 50 sub regalate o comunque 50 sub effettuate durante tutto il periodo, che non sono neanche tantissime. Diciamo che il mio canale ha avuto anche periodi di sub molto più elevati, diciamo ha avuto comunque dei bei picchi di sub, quindi diciamo che averne 25-50 come doppio obiettivo è un grandissimo aiuto che sto dando in generale anche io stesso, proprio perché non voglio comunque creare delle condizioni un po' troppo, non voglio creare delle condizioni proibitive. E poi vabbè, gli ultimi due obiettivi, che sono probabilmente quelli a cui tengo di più, a differenza ovviamente di quello che si possa pensare del fatto che comunque anche dal punto di vista monetario, ripeto, con i premi che ho messo a disposizione e che tecnicamente sono a disposizione già pronti perché ce li ho scritti, per quanto riguarda la tombolata, a me non mi entra in tasca niente. Letteralmente non mi entra in tasca niente, se considerate anche la tassazione che mette Twitch, la tassazione che mettono anche lo Stato quando praticamente appunto ti deve mandare il pagamento da Twitch, quindi figuratevi quanto effettivamente a me, se vi fate il calcolo di quanto c'è lì dal punto di vista monetario e in base ai premi che sto mettendo io in palio, potete capire benissimo che praticamente non mi entra niente in tasca. E non lo dico perché me ne devo vantare e non lo dico neanche perché devo necessariamente flexare il fatto di non guadagnarci. È semplicemente una questione di correttezza nei confronti di chi mi segue. Detto ciò, come vi ho detto poco fa, le chocoboard di Dissidio per Omnia funzionano con la metodologia del TRIS. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni 3 obiettivi completati si andrà a sbloccare una ricompensa, si andrà a completare una quest e di conseguenza sbloccare una ricompensa. Infatti ho praticamente diviso la griglia in questo caso nella prima, terza e nella prima, seconda, terza e quarta riga che verrà completata con una chiave di un gioco che ho già appunto io appositamente scelto, grazie anche al partner di Instant Gaming che mi ha permesso comunque di ottenere le chiavi di questi giochi, che sono tra l'altro giochi anche abbastanza interessanti. Neanche troppo vecchi, se devo essere sincero, di cui uno di questi giochi è una vera perla, è una vera chicca. Quindi sono molto felice di averlo potuto prendere da inserire in questa tombolata. E per l'appunto, quando si verranno a completare le prime 4 righe, indipendentemente da quelle che vengono completate, si aggiungeranno queste 4 chiavi di giochi che verranno successivamente inserite all'interno della tombolata. Successivamente, alla quinta, sesta e settima riga che verranno completate all'interno ovviamente di questa missione, di questa quest, chiamiamola così, si sbloccheranno altre 3 ricompense che saranno delle chiavi per guadagnarsi un mese di Xbox Game Pass. Quindi si avrà la possibilità di ottenere un mese offerto da me, ovviamente, quindi un totale di 3 mesi in totale, perché ovviamente le ricompense saranno quinta, sesta e settima riga, colonna, chiamatela come volete, che sbloccheranno per l'appunto un mese di Game Pass ciascuna. Quindi in totale 3 mesi di Game Pass, che non sono pochi, soprattutto perché non sono pochi? Perché potrebbe anche capitare che lo stesso utente possa vincere più volte e quindi di conseguenza possa accumulare appunto le ricompense, quindi può effettivamente accumulare 3 mesi di Game Pass. E se considerate il fatto di poter guadagnare tutto ciò facendo semplicemente una sub o semplicemente regalando una sub, ovviamente dalla parte dello spettatore c'è sempre un guadagno maggiore rispetto ovviamente al mio, che ovviamente è praticamente nullo. Infine, quando si andrà a sbloccare o comunque si andrà a completare anche l'ottava riga, l'ottava colonna, chiamatela come volete, perché in totale, se fate caso, avremo quindi praticamente non so se ve la posso far vedere perché no, il mouse ovviamente non me lo fa prendere, però avremo praticamente 3 orizzontali, 3 verticali e quindi già sono 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
poi abbiamo le diagonali, che sono 7 e 8, e poi quella là al centro. Quindi, cioè, tecnicamente sarebbe, anzi no, tecnicamente sono 8, praticamente sono 8 colonne, 8 righe che verranno sbarrate, più la ricompensa finale quando si completerà tutta la board, perché ovviamente quando noi andremo a fare tutte le righe, tutte le colonne, ovviamente si andrà a sbloccare anche il premio finale, ovvero il completamento della board. Però nel momento in cui si completeranno le 8 colonne, le 8 righe della board, si aggiungerà al premio finale, che vi ricordo essere un buono Amazon da 50 euro, dato che l'avete votato voi praticamente, tramite il post della community che ho fatto su YouTube. Quindi sarà un buono Amazon da 50 euro che andrà al vincitore della serata della tombolata. Nel momento in cui si verranno a completare le 8 colonne, le 8 righe, chiamatela come volete, verrà aggiunta un'ulteriore card da 25 euro da spendere dove volete voi. Quindi Steam, Amazon oppure PlayStation Store, questa andrà ovviamente ad essere decisa da chi ovviamente vincerà il premio. Quindi nel momento in cui Tizio X vince il premio perché appunto abbiamo fatto la tombolata e vince la card da 25 euro, sarà poi lui stesso a dirmi: guarda, io preferisco utilizzare questa card qui, tipo sul Play Store. E allora io faccio la card Play Store e la mando al diretto interessato. Mentre invece il vincitore della serata di giorno 22 vincerà per l'appunto un buono Amazon da 50 euro. Buono Amazon da 50 euro che sarà comunque assicurato, cioè nel senso tutte le ricompense che ho detto finora saranno ovviamente sbloccabili durante questo periodo di tempo. Però se non si dovessero sbloccare, cioè se non si dovesse sbloccare nessun obiettivo, nessuna cosa, si vincerà soltanto appunto il premio finale, che sarà appunto il buono Amazon da 50 euro. E probabilmente come premio di consolazione regalerò qualche sub, se ci sarà ovviamente qualcuno che non è sabbato e che magari vince più volte la tombola, allora regalo la sub. Quindi diciamo ogni due vittorie di tombola regalerò io la sub, qualora ovviamente non dovessero esserci altri premi. Però non vi ho detto che cosa succede dopo. Cosa succede quando si riesce a completare tutta la chocoboard e di conseguenza si riescono a completare tutti gli obiettivi? Si raddoppiano le ricompense. Si raddoppiano le ricompense. Quindi che vuol dire? Vuol dire che se prima avevamo 4 chiavi di giochi, ne avremo altre 4 già sbloccate, perché saranno comunque dei premi che saranno fissi e saranno già sbloccati per giorno 6. Quindi la tombola di giorno 6 diventerebbe una sorta di tombola 2.0, dove ci saranno praticamente gli stessi premi. Quindi altre 4 chiavi di giochi che verranno dati ovviamente ai migliori vincitori, altri 3 mesi di Game Pass che verranno messi nuovamente a disposizione, un'altra card extra da 25 euro e un ulteriore buono Amazon da 50 euro. Quindi si andrà praticamente a raddoppiare tutto. Se gli obiettivi ovviamente vengono completati prima di giorno 22, ovviamente si raddoppia tutto, cioè si raddoppia già a prescindere. Poi l'aggiustiamo l'abbonamento prime. Sto quindi da mia sta. Zia dopo i lunga 0 e 192 Crycry. Va bene Jack, ci becchiamo dopo, non ti preoccupare. Ovviamente questa è una resub, quindi non conta per aver sbloccato il primo obiettivo. Dobbiamo essere precisi nelle cose, quindi va bene così. Detto ciò, appunto, se si riescono a sbloccare tutti gli obiettivi addirittura prima di giorno 22, si raddoppia tutto. Cioè si raddoppia tutto praticamente già da giorno 22. Quindi si avrà appunto la possibilità di assicurarsi tutti i premi già durante la tombolata di giorno 22 e al tempo stesso essere già messi in coda, essere già messi comunque come favoriti o comunque come vincitori, tra virgolette, anche per la tombola di giorno 6. Che cosa vuol dire? Vuol dire che
se già avete vinto un premio o comunque siete stati riconosciuti, soprattutto il vincitore finale, perché in questo caso il vincitore finale sarà appunto avvantaggiato in questo caso, per la tombola di giorno 6 avrà un punto in più rispetto a tutti gli altri. Un'altra cosa da sottolineare, dopodiché credo di aver finito, praticamente tutti i premi che andremo a consegnare varranno solo ed esclusivamente per chi possiede la sub. E questo perché? Perché chi ovviamente non possiede la sub e quindi fa soltanto il follow non sta contribuendo dal punto di vista monetario. E questo ovviamente deve essere specificato. E dato che io sto investendo diverso tempo e anche diverso denaro per quanto riguarda questa tombolata, deve almeno pagare il biglietto. Il biglietto ovviamente non viene pagato con il follow, anche se i follow sono comunque una prerogativa per poter partecipare. Infatti, cosa ho pensato? Cosa ho ideato? Ho ideato praticamente la scorciatoia di chi ovviamente vince e possiede soltanto il follow, vince la metà del premio finale. Quindi, se tecnicamente riuscisse a vincere una chiave di un gioco, ovviamente non vince soltanto, vince la sub praticamente al posto del gioco, quindi la chiave del gioco viene sostituita dalla sub, in modo tale che se riesce a vincere nuovamente o comunque riesce a guadagnarsi l'altro premio, può guadagnarsi per l'appunto l'altro premio. Se invece il vincitore è un giocatore che non possiede la sub e riceve come premio l'abbonamento del Game Pass, anziché vincere quello di un mese, vincerà quello da 14 giorni. Quindi verrà tutto dimezzato per chi non ha la sub. E questo mi sembra anzi una cosa un po' troppo gentile da parte mia, perché ci sono anche altri che non fanno partecipare ovviamente chi non è sub. Detto ciò, chi ovviamente riuscisse a vincere il buono Amazon da 50 euro ma non possiede la sub avrà un buono da 25, avrà un buono che vale la metà. Quindi chi non ha la sub e vince durante ovviamente la tombolata riceverà metà dei premi, avrà il premio ridotto della metà. Stessa cosa succederà anche giorno 6, quindi se anche giorno 6 non avete la sub e comunque partecipate alla tombolata e ovviamente non avete in nessun modo, anzi se avete vinto comunque non avete in nessun modo la possibilità di fare la sub, si vince la metà. Magari per qualcuno può sembrare ingiusto, ma secondo me invece è anche piuttosto generoso, perché se considerate il fatto che il follow è completamente gratuito e avete addirittura la possibilità di vincere 25 euro, state praticamente lucrando sul mio lavoro, letteralmente. Cioè, io vado a perdere tutto, letteralmente tutto. Quindi, secondo me, la scelta più, diciamo, consona, più ideale, almeno per questa cosa, è avere almeno la sub. Cioè, la sub sul canale è come se compraste il biglietto per partecipare alla lotteria, è la stessa identica cosa, almeno io la interpreto in questa maniera. Poi ovviamente ognuno è libera di pensarla come vuole, ma a quello poi avremo modo comunque di ragionare e di vedere un pochettino insieme la situazione. Detto questo, non ho nient'altro da aggiungere, quindi io auguro buona fortuna a tutti quelli che avranno intenzione di partecipare ovviamente alla tombolata, auguro buona fortuna a tutti quelli che mi daranno una mano soprattutto nella realizzazione di questa campagna natalizia del 2022. E altra cosa che vi voglio già annunciare è che giorno 13 o probabilmente giorno 14, quindi quando verrà rilasciato Crisis Core, andremo in maratona, quindi ci sarà una maratona estendibile, ovviamente col classico metodo di donazioni e sub, che consentirà di andare avanti fino a tempo indeterminato. Non metterò limiti di tempo questa volta, quindi sarà una maratona che andrà avanti fino a quando il timer aumenterà, cioè proprio sarà una cosa tutta di fila. Quindi spero che appunto si possa avere una buona partecipazione, si possa avere comunque anche un buon supporto, quindi chiedo ovviamente di diffondere il verbo, diffondere la voce, anche perché diciamo che non siamo tanto distanti dai 2000 iscritti su YouTube, però effettivamente su Twitch i 1000 follower sono, non dico lontanissimi, ma non sono neanche a portata di mano, quindi dovremo effettivamente lavorarci un po' di più per quanto riguarda Twitch, però
ovviamente con lo spargimento della voce, col fatto di potersi far conoscere, credo che niente è impossibile, soprattutto su internet. Inoltre, un'altra cosa che probabilmente ribadirò anche durante le varie serate, durante tutto questo vario periodo, tutte le donazioni che verranno fatte invece tramite PayPal, quindi sono tutte donazioni che vengono fatte esternamente, la metà di tutta la cifra che riuscirò a guadagnare durante questo periodo verrà donata all'AIMA, ovvero l'Associazione contro l'Alzheimer in Italia. E ovviamente voglio contribuire in questa maniera, cioè voglio contribuire comunque da questo punto di vista, perché è un argomento che a me tocca in maniera particolare. E dato che siamo appunto nel periodo di Natale e siamo comunque in un periodo dove si tende in un modo o nell'altro ad essere più generosi, ad essere più buoni, voglio provare nel mio piccolo a contribuire e soprattutto dare una mano soprattutto a queste associazioni che si occupano di ricerca e di sviluppo per quanto riguarda ovviamente una malattia che è una delle piaghe, probabilmente una delle piaghe più grosse che abbiamo in questo secolo, quindi nel ventunesimo secolo, quindi è una grossissima piaga e spero che comunque grazie alla ricerca e grazie a tutto si possa effettivamente trovare una cura e quindi voglio impegnarmi anche da questo punto di vista, escludendo tutte le donazioni o comunque integrandone una parte per quanto riguarda appunto la beneficenza e soprattutto l'aiutare il prossimo. Quindi questa è una cosa che ovviamente non ho detto esplicitamente durante tutta l'idealizzazione del percorso, perché è una cosa che comunque ripeterò e ovviamente cercherò di dire spesso e volentieri durante questo periodo di live che ci separeranno appunto poi dalla tombolata di giorno 22. Quindi detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, spero di potervi vedere ovviamente sia in live e sia durante la tombolata. Ringrazio già in anticipo chiunque ovviamente voglia contribuire alla realizzazione di questo progetto, che per me è davvero molto importante, e niente, vi aspetto ovviamente sul canale Twitch, dove ovviamente vorrete venirmi a seguire.